Well, at least we've seen the light of day, son. I reckon people do that with books. Jesus Christ, I mean, it's ridiculous. She destroyed it with a bloody agent. Bloody agent. I can clean you up, son. Yep, we can nearly have you nearly back to where you were. John ha sempre vissuto nello Smithfield Market, che era questo mercato che mi ha raccontato saltato in aria, in cui c'era il suo negozio che è saltato in aria, che era proprio il cuore della città, l'arteria principale della città, dove c'era tantissimo passaggio e di gente di tutti i tipi. Cioè, penso che lui abbia servito nel suo negozio intellettuali, cattolici, protestanti, come diceva lui, la donnina che veniva a cercare il romanzo d'amore, eccetera. Lui è un vero, posso dire, Belfast boy, cioè un ragazzo nato, cresciuto, vissuto sempre a Belfast, e quindi tutto quello che è circolato intorno a lui sono cose legate intimamente alla città. Living in a country full of riot squads, bricks, bottles and blast bombs, will I last long or will I pass on? Keep your friends close, but stay closer to your rivals. Trying to get ahead is just a matter of survival. Avevo voglia di raccontare la città e cercavo, insomma, un soggetto che potesse raccontarla in maniera particolare. Avevo pensato a tutt'altro, cercavo un libro per affrontare questo soggetto, e qualcuno mi ha detto: forse potresti trovare il libro in questa libreria. Avevo ancora una libreria all'epoca. E quando sono entrata l'ho visto tutto elegante con la sua giacca, cravatta, quest'aria da Pasolini e quest'aria di una persona di un'altra epoca, di un altro mondo, di un altro universo proprio. E in qualche modo ho avuto una sensazione diretta che fosse l'anima di Belfast che cercavo. He stood there swaying unsteadily on his thin legs and staring vaguely in front of him. With clouded eyes, which saw nothing. John mi ha detto all'inizio che il mio libro preferito è Bambi. L'ho letto, il libro è la storia di un piccolo Bambi molto fragile. E credo che i tre personaggi abbiano questo in comune, cioè hanno una grossissima fragilità, una grossissima forza nella potenza dei loro sogni. Credo che questa sia la cosa che mi abbia attirato verso di loro. Volevo un poeta urbano, perché volevo qualcuno che giocasse con le parole, come insomma John ha sempre amato fare. Robert è stato un regalo del cielo, perché trovare a Belfast un ragazzo punk, ma non è proprio punk, quella pettinatura che vedete è in realtà la pettinatura dei centurioni romani che hanno sul casco, quindi lui la fa in onore dei centurioni romani. Però trovare appunto un ragazzo di quell'età in quei quartieri di Belfast che ama l'opera e che ama l'Italia, insomma, quello è stato proprio un po' un regalo del cielo. Jolene era sempre stata la ragazza che lavorava nel bar che John amava frequentare. Tell me, why did you get two bits of tomato? I only got one. Cosa hai detto? In qualche modo è stata una scrittura fra il caso, quello che io speravo e quello che loro volevano dire di sé. Lui era sicuramente una persona fuori dal tempo, no? Fuori da ogni tempo, direi. Cioè, era difficile catalogarlo nel presente, nel passato, e in contatto con tutte le generazioni. Cioè, il fatto che io abbia scelto in particolare dei giovani intorno a lui è stato sicuramente l'innamoramento con questi personaggi, ma anche il fatto che lui si relazionava benissimo con qualsiasi età e con qualsiasi era. I dreams. Never take a dream away from a man. You take away part of his soul. Belfast è una città che funziona molto così, cioè probabilmente hanno avuto talmente tante discordie che c'è molto questa unione di gruppi che si vogliono bene, che si aiutano. È molto meridionale in realtà come città. Lui è sempre stata una persona che è stata un po' al centro di un movimento di libri in particolare, nel senso che tutti i suoi incontri sono avvenuti attraverso i libri. Quella casa per me immediatamente è stata l'Arca di Noè, che dentro aveva tutto quello che per me è bello. See all you want until you get an eye. Fool, how long will I last? It's just a matter of survival.
Io non volevo che quella città, venisse fuori la guerra e la sofferenza. È entrata da sotto le porte, però volevo che fosse qualcosa di estremamente, veramente homemade, fatto in casa. The soul of Belfast was born on the 27th of May 1974. And it will never return. These days are over. These days are over. Can you not make it a wee bit more Belfast? A wee bit more A wee Belfast? Lessy? Less? It just sound too Belfasties. Well, that's where I'm from. But why? It should be better. Because I was born there, but didn't choose to be. I'd like to try it more. Well, like rather like an American. I'm the sleeper. I take like one step at a time. Some try to live out their dreams that's with magic better? Kept in my mind. I don't think that's no, better. That sucks. No. Sapevo che volevo che ci fosse musica perché la musica e la letteratura in Irlanda sono fondamentalmente legate, fanno parte dello stesso tipo di mentalità e di cultura. Avevo chiesto al rapper prima di iniziare le riprese di scrivere una canzone sul diluvio. In charge in Texas. So I'll build your ark and not grant them access. Because the fact is, the flood, out of chaos comes order. Once again, man-made land is submerged in water. All our old ways die like lambs to the slaughter. As once again, we all go into the ark for to get out of the rain. The animals went in two by two, hurrah, hurrah. The animals went in two by two, hurrah, hurrah. Per me Belfast è una città da dopo diluvio. Went down the kangaroo and they all went into the ark for to get out of the rain. Che il film viene presentato senza di lui. Forse quello che volevo dirvi è che questa sera, se fossi stato qui, l'avrei chiamato e avrei detto: incredibile per un film fatto in casa che abbia avuto tutto questo successo. Sono molto contento per te. I'm very happy for you, love. Questo è quello che avrebbe detto. È veramente il tipo di persona che era, cioè uno che pensa agli altri e mai a se stesso. Ed è abbastanza raro di questi tempi, quindi credo che questa sia la cosa più bella che ho trovato in questo personaggio, in questa persona.